Quindi Peppino Mazzotta, l'uomo di fiducia di Montalbano che rivedremo in onda su Rai 1 a febbraio. Sarai di nuovo l'uomo di fiducia di Montalbano in questa. Sì, diciamo la funzione di Fazio è sempre quella, quindi l'uomo di fiducia è l'uomo ormai al fianco di Montalbano, perché Montalbano ormai non si muove più, essendo un porta con sé anche Fazio, e quindi come al solito Fazio condivide i suoi pensieri, partecipa in qualche modo ai ragionamenti che poi serviranno a svelare il caso. Diciamo che pure la spalla di Sì, Montalbano. poi ci sono anche delle cose in cui faccio anche da spalla classica, diciamo, a Raccontaci un Luca. po' cosa accadrà in questi due nuovi episodi. Ma sono due nuovi episodi incentrati su un tema caro a Camilleri, che è l'amore, tant'è che uno dei due si chiama proprio Amore, e che diciamo, è dove si ritrova ancora una volta un'altra cosa molto cara a Camilleri, che è il punto di vista delle donne. Sono amori raccontati con varie declinazioni, nel senso ci sono amori, diciamo, non convenzionali, amori della senilità, amori invece non per nulla convenzionali, per cui insomma c'è una riflessione un po' a largo raggio su questo sentimento così importante. Secondo te il tuo personaggio perché è amato? Perché forse nel commissariato è anche il personaggio che più assomiglia a Montalbano, ne condivide in qualche modo il senso della morale, il senso della giustizia, il modo di guardare il mondo, per cui è come se fosse uno specchio del protagonista sostanzialmente. Idealmente potrebbe essere, diciamo, il personaggio che prosegue, diciamo, l'attività di Montalbano. Gli altri sono tutti bravi poliziotti, ma non assomigliano per nulla a Quindi mi Montalbano. vorrai dire che potresti essere tu il nuovo No, Montalbano? no, quello Camilleri ha scritto già, che è il romanzo che fa finire questo suo personaggio, per cui insomma questa saga si chiuderà, speriamo il più tardi possibile, insomma, si chiuderà. 20 anni di Montalbano, secondo te qual è il punto di forza appunto di Luca Zingaretti che interpreta Montalbano? Ci sono tanti punti di forza. Il primo è che Luca è un grandissimo attore, quindi ha una grandissima capacità, un animo molto ricco che riesce poi a mettere nel personaggio. E quindi questo è la capacità che ha avuto anche lui è di, come dire, modellarsi sul personaggio di Montalbano fino al punto da identificarsi completamente. Quindi questa cosa fa sì che il pubblico non si stancherà mai di vedere Luca fare Montalbano, perché vedono un attore di grandissima qualità che si esprime, ma vedono anche una coincidenza che è difficile da ottenere sempre tra il personaggio e la persona. E quindi da questo punto di vista c'è ragione Carlo Gesposti quando dice questo è un personaggio eterno, è vero, c'ha, come essendo un classico, i classici sono eterni. Moriranno mai, avranno sempre qualcosa da dire a qualcuno, anche nelle generazioni future, insomma. Grazie.